L'identità nazionale che parte dal sud per abbracciare l'intero paese, la valorizzazione del patrimonio pubblico custodito in Calabria per favorirne la piena condivisione dei cittadini. E questo è il cuore della 2 giorni di dibattito su arte e politica in Italia meridionale, ospitata dal Marca, che ha consentito di ripercorrere la cronologia degli eventi risorgimentali attraverso l'analisi di alcune delle opere artistiche più significative legate al periodo. La Fondazione oggi ha voluto realizzare insieme a dei partner, nel quale l'Università Ter di Roma, l'Università Accademia delle Belle Arti qua di Catanzaro, ha voluto occuparsi del periodo ottocentesco con Andrea Cefalì, il senior, abbinando arte e politica. Il tema centrale era questo. Era un progetto che doveva nascere, doveva prendere vita l'anno scorso, nei 150 anni della ricorrenza della Breccia di Porta Pia, però per via del Covid abbiamo dovuto rinviare l'apertura dei lavori ad oggi. Abbiamo allestito all'interno delle sale del Marca per una mostra virtuale che verrà proiettata poi sul sito del convegno, una piccola mostra documentale in cui sono stati raccolti alcuni manoscritti, alcuni album di disegni, alcuni piccoli bozzetti dipinti e altri documenti legati alla vita di Andrea Cefalì e ovviamente alla sua fase garibaldina. Quindi troveremo in esposizione alcuni piccoli acquerelli di Arthur John Stratt che ricordano questo viaggio quando Cefalì era ancora bambino, il soggiorno di Stratt in casa Cefalì. Poi ci sta la riproduzione della Tradita, l'unica riproduzione che noi conosciamo di un'opera perduta, una incisione di Saro Cucinotta. Poi abbiamo un piccolo manoscritto di poesie quasi del tutto inedite di Andrea Cefalì, è un album, il cosiddetto album Augelli, sono tutti documenti che erano custoditi da uno dei fratelli del pittore e sono ancora custoditi dalla famiglia che si è spostata dalla Calabria e che ha gentilmente concesso in prestito le opere.